Allora, se siamo tutti, più o meno, quindi si può abbassare il volume? Quindi si parlava del, cioè, avevo iniziato a affrontare il tema di quelle possano essere le patologie legate alla specie, ora l'affronto in modo molto superficiale, appunto, diciamo, una patologia che ha interessato l'Italia un po' di anni fa, e che ha avuto una certa visibilità, è la peste suina classica, che è un virus che, diciamo, in qualche modo non pericoloso per l'uomo, che però ha in qualche modo creato dei grossi problemi, più che altro al comparto d'allevamento, perché questa malattia si trasmette con estrema facilità attraverso la saliva, attraverso i resti alimentari dai cinghiali ai maiali domestici. Per cui qualche anno fa in Italia venne fuori la problematica. Molti in Toscana, io conosco quella realtà lì, in alcuni allevamenti dovettero essere soppressi tutti gli allevamenti, cioè tutti gli animali, tutti i maiali presenti, estremamente contagiosa, e vennero prese anche delle attenzioni particolari per quanto riguarda la possibilità, appunto, che i cinghiali potessero consumare dei resti di maiale, quindi di prosciutto, di insaccati, di qualunque genere, perché la malattia si trasmetteva facilmente. Per cui se andate in certi contesti in Toscana si vedono ancora questi cartelli, vicino al Parco della Maremma, e quindi vigeva la massima attenzione nella raccolta dei rifiuti, soprattutto quelli alimentari. E appunto c'era questa emergenza qui che poteva riguardare la popolazione cinghiale. Vedete, ci sono dei contesti in cui ormai i cinghiali si sono adattati alla presenza dell'uomo, diventano confidenti. Questa è quella la sottospecie maremmana di cui si diceva prima, che vedete le dimensioni sono molto, molto contenute, sono animali adattati al nostro ambiente, e lì effettivamente, come? Sì. Sono animali di una quarantina di chili, insomma, piccolini, insomma, questa dimensione. E quindi, diciamo, c'era un'attenzione anche per la salvaguardia del cinghiale, perché in quel contesto comunque è una specie che è rimasta autoctona. Un'altra patologia piuttosto diffusa e conosciuta, e invece può avere delle ripercussioni per noi, è la trichinellosi, che è legata, in questo caso non è un virus, ma è come si chiama? Un nematode, che ha un ciclo, diciamo, a livello di intestino dell'animale ospite, e poi c'è un ciclo invece per quanto riguarda invece il sistema muscolare, e come spesso fanno questi patogeni, la tendenza a incistarsi e quindi a creare delle problematiche anche serie nell'ospite, in particolare nell'uomo. Non si sa tantissimo della trichinellosi nel cinghiale, perché gran parte degli abbattimenti che vengono fatti non sono monitorati. Quello che si sa è che ci sono stati dei casi, recentemente in Toscana se ne sono verificati diversi, derivanti dall'utilizzo della carne cruda, perché la trichiuris, praticamente come si chiamano? Le cisti, esatto. Si disattivano attraverso la cottura, quindi bastano credo pochi minuti oltre 65 gradi e quindi si risolve il problema, o attraverso il congelamento. Il congelamento però deve essere più prolungato. Quindi quello che bisogna fare attenzione è la carne rossa, quindi la carne, nel momento in cui imbrunisce, viene cotta, il problema si risolve, o se no tutte quelle che sono le preparazioni che sono fresche ma non passano attraverso un processo di congelamento. Purtroppo, appunto, cioè, noi siamo in una situazione in cui la macellazione degli animali viene fatta da personale che non è formato. Ci sono dei programmi che afferiscono alle regioni di controllo sanitario degli animali, però, diciamo, non coprono tutto il territorio e sono molto difformi tra di loro, e fatti anche spesso con modalità molto discutibili. Quindi la carne che si trova in commercio illegalmente, perché comunque non è carne e può essere venduta, sostanzialmente non è sottoposta a controlli sanitari. Poi si pone anche tutto il problema dello smaltimento dei resti della macellazione, perché capite che chiaramente questo, vedete, sta facendo la macellazione, il cinghiale attaccato al trattore, quindi non è l'ambiente adatto per fare la macellazione, non ci sono controlli sanitari, non ci sono, diciamo, le procedure per lo smaltimento dei resti della macellazione, e comunque per la normativa vigente in Italia,
i resti e la macellazione del cinghiale possono essere smaltiti nel comune cassonetto della spazzatura e l'indifferenziato. A differenza di altre cose, per esempio, so, la carcassa di un ovino deve essere distrutta per il regolamento veterinario attraverso la termodistruzione. Su questo invece non esiste un obbligo chiaro e quindi quello che viene fatto comunemente è che la pulizia dell'animale viene, appunto, del cinghiale si utilizza tanto, ma insomma però parte non si utilizza e quindi questa viene gettata nella sonetta. E questo può generare chiaramente tutti dei problemi di carattere sanitario. Un'altra, diciamo, patologia abbastanza conosciuta del cinghiale è il morbo di Augesche, anche questo qui è una forma virale, non crea problemi all'uomo, quello che crea possono essere problemi ad altre specie selvatiche o domestiche, perché si passa con relativa facilità dai cinghiali, per esempio, ai canidi, quindi cane, la volpe, il lupo anche, quindi sono stati già dei casi documentati di lupi morti per morbo di Augesche o cani, questo per esempio, provincia di Grosseto, questa è una cosa recente, credo 2013-2014, 8 cani deceduti perché durante la battuta erano entrati in contatto con dei cinghiali portatori di questa malattia e quindi abbiamo contratto la malattia. Queste sono, diciamo, le principali, non so se vuole aggiungere qualcosa dell'aspetto proprio veterinario, sono, diciamo, alcune delle malattie più conosciute che riguardano il cinghiale. Quindi per quanto riguarda la salute pubblica, la cosa più diciamo, importante è il discorso della trichinella, perché quella effettivamente può essere, se non gestita, può essere pericolosa. Gli altri sono problemi che non riguardano principalmente l'uomo. Però, ripeto, questo fatto che in regioni dove diciamo, c'è una gestione diffusa del cinghiale non si riesca a fare un controllo sanitario puntuale sugli abbattimenti è una cosa che secondo me fa molto riflettere, insomma. Oltre a questo c'è il discorso anche fiscale, nel senso c'è tutti questi animali, ripeto, la dimensione è quella, intorno a 100.000 animali abbattuti ogni anno, non sono soggetti a nessun controllo di carattere fiscale. Sì? Esatto. E noi ci, per cui non siamo ancora nemmeno abituati a conoscerla, certo, queste sì. Ora in quel caso lì se ne ulcerazioni, poi sono si accorti, aggredisce. esatto. Lì appunto ci fu un caso nel 2014 in provincia di Lucca che ha riguardato un numero consistente di persone, una trentina di persone. Riuscirono a ricostruire la strada della trina, che era un problema di trinella, perché erano tutte persone parenti della squadra di caccia al cinghiale che durante una cena avevano mangiato carne cruda e salsicce crude di cinghiale e per cui capirono subito che il problema era riconducibile a quello. Altrimenti ce ne accorgiamo dopo un periodo lungo perché il processo di accertamento è lento, insomma, eccetera, quindi insomma sono cose abbastanza delicate. Poi un'altra cosa molto particolare è stata quella riferita al caso del Piemonte e della Lombardia, anche questo tra, mi sembra l'anno scorso, non so se fine 2013, che venne fuori appunto che per un controllo fatto casualmente su popolazioni di cinghiali di una zona un po' montana, venne fuori appunto che i cinghiali avevano dei tassi di radioattività molto alti. E da lì disse, ma come mai? Ma cosa, è un mistero, no? Tra il Como, la Lombardia. E quindi vennero fatti dei controlli, dei prelievi e si resero conto che effettivamente un numero consistente di animali aveva dei tassi di cesio 137 molto elevati. E sono appunto stati fatti gli approfondimenti, pare, io ho osservato anche la carta delle precipitazioni a seguito dell'evento di Chernobyl, quindi si parla di roba di tanto tempo fa, pare che in certe zone effettivamente ci siano state delle piogge molto cariche di questo isotopo subito dopo l'incidente. I cinghiali andando a mangiare i tuberi, i funghi, tutto quello che consumando, perché poi pensate, cioè per mangiare i tuberi e i funghi loro ingeriscono una grossissima quantità di lettiera, quindi tutte sostanze di sottobosco che probabilmente ha accumulato questi isotopi. Quindi transitando tutte queste risorse attraverso il corpo dell'animale, l'intestino dell'animale, probabilmente avevano accumulato. In realtà questo qui è uno studio che è stato fatto casualmente in quell'area lì. Io parlavo con un dirigente della regione toscana,
e insieme appunto si guardava le carte di precipitazione, perché in quei giorni anche sulla Toscana sono state le zone dove sono state le precipitazioni radioattive molto intense. Lui mi disse, dice, guarda, ma dice, sicuramente se facciamo controlli da noi, anche da noi c'è il problema della radioattività. Però anche molto candidamente, i funghi in certe zone sarebbe bene. Sì, esatto. Ma anche noduli, noduli, tutti i problemi noduli sono legati a... Sì, gli effetti. Che si smaltisce. Esatto. Però la considerazione che fece questo dirigente, appunto, che si occupa di caccia, mi disse in modo molto franco, mi disse, sì, sarà anche un problema, però se vai a vedere l'età media dei cacciatori della squadra del cinghiale che consumano il cinghiale da 30 anni, cioè sono tutti ultra ottantenni, quindi vuol dire grossi problemi da questo punto di vista, non ci dovrebbero essere. Effettivamente c'ha ragione. Però ecco, questo diciamo è un po' una provocazione, ora non credo il problema è il cinghiale, il consumo del cinghiale, sia la radioattività, però mettete insieme le varie patologie. Il controllo è anche, cioè il problema è che anche da un punto di vista igienico, cioè le arnie spesso sono macellate con un coltello, un cinghiale attaccato a un trattore, insomma. Cioè secondo me dovrebbe essere, soprattutto in un contesto in cui si avvia a questo discorso del cinghiale, dovrebbe essere entrare una normativa. Cioè non è possibile che il controllo sanitario venga fatto in modo accurato sugli animali domestici, se questo sfugga completamente dal controllo, insomma. Ma non c'erano, cioè, io sapevo che in Toscana ci sono al posto dei centri dove praticamente i cacciatori sono centri di lavorazione carne di selvaggina che noi abbiamo ricevuto dall'Austria. E allora sono dislocati in vari punti, punti al caccia, eccetera, eccetera, dove viene certificata da parte dei cacciatori o persone formate Esatto, la cacciatore carcassa formato. antemortem, Esatto. poi certificato ufficialmente dal veterinario. Dopo aver seguito tutto un certo iter, quella è carne che E ha quello la lì può avere certificazione. anche percorso alla commercializzazione, tra l'altro, insomma, Voglio sì. dire, classici in Emilia-Romagna, non so Allora, da in dove provincia di parte. Modena viene fatto, per esempio, in provincia di Bolzano viene fatto, in Toscana ci stiamo provando. Addirittura là cercano di far incrociare i maiali Con il con cinghiale. i cinghiali per avere una maggiore produttività, Esatto. per avere queste cose così. Queste Esatto. cose, pur essendo un territorio diverso, potrebbero essere Recepite, assimilate, certo, recepite, sicuramente. no? Sì. Allora, diciamo, in Toscana da questo punto di vista qui abbiamo fatto dei tentativi, ora c'è un progetto di Coldiretti a cui sto lavorando anch'io per permettere alle aziende che hanno i danni di fare le catture e di avviare alla commercializzazione i prodotti, poi dopo se ne parla, con delle grosse difficoltà perché da un punto di vista numerico comunque il conferimento è molto limitato. Quindi anche il cacciatore formato comunque ha dei limiti grossi di carniere, quindi i numeri sono estremamente limitati. Per quanto riguarda il controllo, chiaramente considerate le difficoltà, perché la caccia cinghiale su un territorio come quello regionale toscano viene svolto praticamente su tutto il territorio. Quindi molto diffuso, con numeri molto grossi, quindi i controlli diventa difficile farli, perché si tratta appunto di controllare numeri veramente importanti di animali. Quindi quello, secondo me, il percorso dovrebbe essere controlli a campione, più però formazione degli operatori, cioè dei cacciatori, e un minimo di regole sugli ambienti, cioè voglio vedere quello il cinghiale attaccare il trattore, insomma, voglio che ogni squadra si doti perlomeno di ambienti adatti dove fare la macellazione e seguire dei protocolli, sia la HACCP che siano le cose di questo tipo qui, insomma, perché, cioè, si può vedere, insomma, fatto in questo modo. Per Lo ora, so, ecco, siamo all'anno zero anche ma noi, perché insomma, all'anno uno, ora diciamo, no? Anno zero. sono 11 anni che stanno queste direttive e tutto sommato poi, se si vuole, il corso di formazione non deve essere solo rivolto ai cacciatori, ma deve essere rivolto anche a tutti i ristoratori, a tutti i albergatori, in maniera tale che anche loro, quando acquistano, diciamo, in maniera della carne di cinghiale, possono avere più attenzione nel guardarla, nel stimarla, nel vedere se ci sono degli aspetti negativi, tipo se ha preso un grande urto, una botta, se proviene
ad un incidente stradale. Sì, sì. Perché non ci rendiamo conto, in effetti, che certe volte queste carte hanno subito, diciamo, violenza. Quando si rompe un intestino, si termina su una cosa, poi viene lavata, comunque c'è una carica batterica all'interno, mostruosa. E tu o la congedi o la cuoci molto bene, comunque rimane una carne indinata, trattata molto male. Sì, poi c'è diciamo, l'aspetto anche legato alla validità della carne, sicuramente ci sarebbero da fare dei progressi in questo senso qui, perché un discorso dell'animale che viene abbattuto all'istante, un discorso dell'animale che viene braccato dai cani, fa correre per 20 minuti, e chiaramente lì la validità della carne, la possibilità di trasformazione soprattutto della carne è completamente diversa, per cui certe lavorazioni le posso fare su animali che vengano abbattuti in un certo modo. Se l'animale appunto è invece frutto dell'abbattimento sotto stress, chiaramente altre lavorazioni non le posso fare, insomma. Ecco, però su questo, cioè, siamo ancora all'anno zero, ripeto, cioè ci sono dei semi che si spera possano germinare, però per il momento la situazione è quella, quindi abusivismo diffuso, la carne di cinghiale, poi appunto considerate i numeri, 100.000 animali, mettete un peso medio della carne, non so, 50 kg animale di pulito, vuol dire 5 milioni di chili di carne che vengono messi in commercio, cioè qualcuno li mangia, insomma, ecco, poi siano tutti mangiati da cacciatori, non ci credo, insomma, cioè tendenzialmente vengano vendute al mercato nero, quindi senza controllo fiscale, senza controllo sanitario. Quindi io credo un po' alla volta si debba arrivare a qualcosa. Oh, beh, questo è un po' complicato, proviamoci, quindi diciamo, quello, qual è secondo me l'impatto del cinghiale va valutato in contesti diversi. Quindi un discorso è sull'ambiente forestale, un discorso è sull'ambiente agricolo, un discorso è sull'ecosistema, quindi sulle zoocenosi. Per quanto riguarda l'ambiente forestale, perché appunto sennò si rischia di fare tutta erba un fascio, dire cinghiale fa danni ovunque, cinghiale fa danni differenziati, o comunque cioè, può avere un impatto, non parliamo solo di danni differenziati. Quindi per esempio in ambiente forestale, io ricordo, appunto ho fatto scienze forestali, quindi ricordo qualcosa di questo, e mi ricordo che si fece anche degli studi a Firenze, si facevano, sulla possibilità di germinazione di semi in ambiente di bosco maturo, e in quel caso lì c'erano degli oggettivi vantaggi al fatto che ci fossero cinghiali, perché l'attività di scavo che mette alla luce il terreno minerale permette una maggiore probabilità che seme germini nel momento in cui cade. Per cui in ambienti particolari, tipo la faggeta, ma anche altri boschi, si era visto che c'era, nelle zone lavorate da cinghiale, che c'era un vantaggio. Chiaramente tutto questo dipende, cioè dipende dalla densità di popolazione, dal comportamento animale, quindi, cioè alimentare, e quindi tutto questo può, diciamo, condizionare il ruolo di questa specie nell'ecosistema, può avere un ruolo anche positivo, chiaramente quando per una serie di motivi si raggiungano certe densità sul territorio, che questi effetti positivi possono essere in qualche modo superati dagli effetti negativi. Quindi insomma, cioè, nell'ambito ecosistemico, soprattutto nell'ambiente forestale, la cosa è piuttosto delicata da inquadrare, però ecco, ricordiamoci che non sempre la presenza di questo animale porta a degli effetti negativi. Qui caso particolare, vedete un bosco misto, foreste asentinesi, abete bianco, faggio, eccetera, eccetera, queste piccole zone in cui pascola e cinghiale scava, subiscono dei processi di naturalizzazione più vicini, perché più veloci, perché ai margini del bosco i semi che cadono in terra hanno delle probabilità maggiori di germinare. Chiaramente se questa area è utilizzata per il pascolo degli animali domestici o per qualche altro motivo, chiaramente questo costituisce un danno. Ecco, un aspetto molto importante poi, soprattutto in ambiente forestale, è quello della ricorrenza degli anni di pasciona, cioè degli anni di super fruttificazione del bosco. Sapete che soprattutto certe specie, sono le querce, ma anche il faggio, eccetera, hanno una produttività che si concentra in certi anni e sono chiamati anni di pasciona. Quindi ogni tot anni è probabile che il bosco abbia una super produzione di ghianda,
che ricade sul suolo. E il cinghiale è molto condizionato da questo fatto, perché nell'annata di pasciona trova una quantità di alimento straordinaria e quindi aumenta tutti i tassi di riproduzione, di accrescimento, eccetera, eccetera. In quegli anni lì, chiaramente, la presenza del cinghiale in bosco è molto più elevata e sono anche gli anni, infatti, in cui, almeno nel contesto italiano, in cui i danni tendono a scomparire, perché il cinghiale a quel punto lì non ha più bisogno di andare fuori a cercare da mangiare, ma rimane nel bosco, che è l'ambiente in cui si rifugia, ma che gli offre il nutrimento per la stagione invernale. Si sta osservando ora, negli ultimi anni, sono degli studi che vengono fatti, che per esempio il discorso dei cambiamenti climatici in qualche modo sta favorendo questo discorso, perché delle annate come quest'anno, in cui ci sono state delle precipitazioni molto diffuse, anche in periodo primaverile, estivo, inverni più miti, eccetera, eccetera, sta favorendo in qualche modo la produttività forestale. E quindi questo probabilmente condizionerà indirettamente anche l'ecologia trofica del cinghiale. Vedete, questo qui, quello che vi dicevo prima, è uno studio fatto in Francia. Questo caso 1 è la dieta del cinghiale con buona disponibilità di essenze forestali, quindi un anno di pasciona. Vedete che la dieta è composta per più del 50% da frutti forestali e in piccola parte da colture agrarie, da alimento animale, eccetera, eccetera. Situazione invece opposta, anno in cui invece scarsa produzione di ghiande e fagiola, quindi anno non di pasciona, si vede che i danni alle coltivazioni agricole sono molto più rilevanti. Ecco, quindi insomma, cioè, va considerato, bisogna avere un po' una visione ecosistemica anche per comprendere i danni, perché spesso e volentieri, cioè, quest'anno i danni sono aumentati del 30%, come mai? Sono aumentati, magari non si va a considerare che l'offerta trofica dell'ambiente in cui vivono è cambiato. L'ambiente forestale, poi appunto un tipico danno del cinghiale è questo, vicino alle zone di insoglio, si diceva prima, no? Vicino alle zone di insoglio il cinghiale va a cercare delle piante, tendenzialmente specie resinose, dove si va a stropicciare per pulirsi, per levarsi il fango degli animali di dosso, e quindi chiaramente la pianta, nel momento in cui viene lesionato il cambio, tutti i tessuti, diciamo, vicino alla corteccia, un po' alla volta va a seccare e va a morire. E considerate, in certi contesti trovate non una pianta, ma decine e decine di piante che vengano strangolate da questo meccanismo. E qual è il rapporto invece tra cinghiale e zoocenosi, no? Quindi componente animale? Tutto dipende da quella che è la struttura della popolazione, dal comportamento animale, cioè alimentare, quindi diciamo che è a sua volta condizionato dalla predazione, dalla densità di popolazione, dall'attività venatoria. Chiaramente c'è un rapporto di competizione alimentare con altri animali, gli ungulati in particolare, ma si vedeva prima anche il discorso del lupo addirittura, cioè lui può essere un cleptoparassita. Dove c'è l'orso, il cinghiale può rappresentare un competitore reale, perché spesso e volentieri vanno a insediare la stessa nicchia trofica. C'è un'attività di predazione diretta sui rettili e gli anfibi, spesso queste sono specie, chiaramente i rettili e gli anfibi non c'è un interesse commerciale, ma da un punto di vista conservazionistico sono delle categorie di animali estremamente minacciate. Quindi insomma c'è un parco, dovrebbe fare moltissima attenzione a questo aspetto. Attraverso l'attività di scavo e rimuscolamento della lettiera diminuisce l'ambiente idoneo, per esempio, all'arvicolo, ne parlavamo prima. Quindi insomma ci sono tutti degli effetti a catena e spesso sono difficili da valutare. L'impatto sugli invertebrati, che vengono ridotti in quantità anche molto consistenti. Sulla riproduzione degli uccelli nidificanti a terra ci sono delle predazioni attive. Predazioni attive dirette su piccoli roditori, sugli uccelli, addirittura anche sui piccoli ungulati. Noi abbiamo trovato dei piccoli capriolo predati dal cinghiale. Quindi insomma il cinghiale può avere un impatto importante da questo punto di vista qui. Ma quello è l'impatto più importante invece è sulle specie coltivate. Ci sono danni che sono legati al consumo diretto, quindi il cinghiale arriva nel campo di mais, nel campo di patate, eccetera, che mangia tanto, o l'uva per esempio, quindi danni di quel tipo lì, ma ci sono poi attività indirette, dal semplice calpestio, quindi lo scavo delle radici eccetera, a azioni più infime. Per esempio io ne parlavo recentemente con un allevatore che doveva sfalciare dei pascoli, dei prati pascolo,
E lui aveva il problema che questi ambienti sono molto utilizzati dal cinghiale, l'erba era molto fangosa perché il cinghiale la sporca moltissimo, il fieno era comunque sporcato da delle deiezioni, dal fango, dalla polvere, eccetera, e aveva problemi di aflatossine, cioè di sviluppo di muffe sui balloni di fieno fatti nei campi molto frequentati dal cinghiale. Quindi, insomma, sono cose che magari non viene subito da pensare, però che costituiscano comunque un'alterazione della situazione normale. E quindi ora poi questo si affronta in modo più particolare. Ci può essere poi anche un danno di carattere non tanto produttivo, per esempio, quindi siamo alle porte di Firenze, questo qui è un campo da golf, nel green del campo da golf arrivano cinghiali, sapete, i campi da golf hanno una manutenzione spaventosa, e comunque cercavano. Un altro caso, per esempio, noi abbiamo un parco vicino a Firenze dove ogni anno viene organizzata una mostra internazionale dell'iris, il giaggiolo, no? Quindi ci sono collezionisti di tutto il mondo che vengono a portare le loro piante, eccetera. Un anno entrarono un gruppo di cinghiali, e i bulbi a cinghiali piacciono da morire, e fecero, cioè, allora, come si quantifica quel danno lì? Diventa difficile. Perché magari quella pianta lì è frutto di una selezione, viene portata avanti, chissà da quante generazioni di persone, arriva a cinghiale, mangia tutte, insomma, per cui danno per essere consistente. Però ecco, considerate anche questo, cioè anche, si parlava prima Anna Grazia, diceva le tecniche di estimative. Bene, se un perito che viene chiamato a fare una stima del danno in una situazione del genere, da cosa per il valore dell'erba, cioè come si fa a stimare un danno che è di carattere estetico, ma anche legato a un'attività ludica come può essere quella del golf, insomma, quindi sono situazioni molto difficili. Qui siamo per esempio in Val d'Orcia, qui appunto c'è campo di grano, si vede il danno del cinghiale, che è in piccola parte legato al consumo, ma poi le piante vengono stese e quindi diventa impossibile raccoglierle. Nel caso per esempio del fieno, a parte il fatto che è impossibile raccoglierle, ma poi è talmente sporco, eccetera, che non può essere poi utilizzato per l'alimentazione degli animali stalla. Poi per quanto riguarda invece le colture più intensive, allora sulle colture estensive poi considerate che gli interventi diventano sempre più estensivi, più difficili da realizzarsi, anche gli interventi di prevenzione. Sulle colture intensive, per esempio, un appezzamento dedicato alla coltivazione del pomodoro, diciamo, gli interventi di prevenzione sono più facili da realizzarsi, chiaramente il danno è decisamente superiore. È legato fondamentalmente al consumo dei frutti, nel senso il cinghiale chiaramente se trova pomodori maturi e se ne mangia, insomma. Ma non soltanto quello, perché poi grazie al grugno di cui dicevamo prima va a scavare, se ci sono per esempio le radici dei fertilizzanti usati appunto dispersi nel terreno, del letame per esempio, lui si infila nel muso e vi riscava tutto quello che avete sotterrato come fertilizzante, e quindi magari un filare intero viene riportato a nudo e non ci avete più produzione. Così come il problema dell'irrigazione, dove viene fatta l'irrigazione. Sì, tantissimo. La pollina, per esempio, la pollina gli piace da morire. E poi c'è, diciamo. No, l'esperienza mia, io per esempio recentemente ho fatto un progetto di un frutteto e noi avevamo messo lo stallatico, quindi avevamo passato e distribuito sul terreno, passato con un ripper perché c'era un terreno argilloso, non si poteva oltrare, quindi passato con quello, poi piantate le piante. Ecco, considerate che siccome, ecco, dove abbiamo fatto questa operazione, dopo una settimana il terreno era come se fosse passato un erpice che aveva ritirato fuori tutto lo stallato. Ora lì eravamo arrivati a 90 cm di profondità, quindi insomma, chiaramente il cinghiale non riesce ad arrivare a 90 cm di profondità, però lo strato superficiale è ribaltato completamente alla ricerca dello stallato. Se voi piantate una pianta in mezzo a un campo, anche senza mettere niente, sul terreno mosso il cinghiale ci va. Ci va perché ha più probabilità, probabilmente ha più facilità di scavo, ma probabilmente ha più facilità di trovare lombrichi piuttosto che altri animali. Quindi dove si muove il terreno, il cinghiale va a lavorare di grugno. Questo è proprio.
una consuetudine, insomma. Per cui, per esempio, negli impianti che si sta facendo ora dei frutteti, a seguito della messa a dimora delle piante, quando si va a mettere i portennesti, poi si dà qualche cosa che sia un repellente, perché poi dopo, diciamo, nel giro di un paio di settimane, 20 giorni, smette questo interesse dell'animale. Però come se andate a rivoltare il terreno, lui subito dopo va a metterci il naso. Sì, sì, dopo se ne parla. E nei vigneti, appunto, ora questo è un vigneto tradizionale, però per esempio qui nella Murgia il problema è non soltanto il consumo del frutto, ma il danneggiamento della pianta e il danneggiamento degli impianti di irrigazione, perché dove c'è l'irrigazione lui va e se li sgranocchia i tubi. E chiaramente dopo diventa tempo, perché bisogna trovare le perdite, ripararle, il consumo dell'acqua, insomma, quindi i danni possono essere ingenti. Branchi numerosi poi possono anche in qualche modo avere dei danni su tutte le impalcature della pianta, su tutto il sistema del vigneto, quindi sui pali, cioè te le possono ribaltare, possono tirare giù dove c'è il... le piante impalcate, così possano fare danni molto consistenti. Quindi, in base alla tipologia d'ambiente, in base anche al tipo di animali che lo va a frequentare, i danni si possono avere caratteristiche diverse. Chiaramente, poi tutto questo ha una sua stagionalità, per cui, cioè, che so, nel vigneto mi posso aspettare danni prevalentemente nel momento della fruttificazione. E quindi anche la scelta delle varietà che vado a coltivare può essere in qualche modo condizionante a questo discorso. Per esempio, parlando con alcuni allevatori del Parco della Murgia, loro mi dicevano che il Sauvignon, il Chardonnay, così, che sono preferiti dal cinghiale, cioè non è che sono preferiti, cioè non è che il cinghiale ha questa finezza, insomma. Però probabilmente c'è un discorso di fruttificazione precoce, cioè di maturazione precoce del frutto rispetto ad altri vitigni, per cui chiaramente il cinghiale esce da un periodo e ha magari difficoltà a trovare da mangiare, la prima uva matura è quella su cui si butta. Come da noi abbiamo il problema degli storni sulle ciliegie, i primi ciliegi che fruttificano sono rovinati. Poi dopo, quando c'è la fruttificazione, c'è la maturazione di tutte le altre varietà e quindi un'offerta molto diffusa e molto ampia, il danno si riduce perché è su tutti, ma il primo disgraziato di matura la pianta, chiaramente si vanno tutti a buttare su quella. Quindi questa è una considerazione importante. Qui vedete le piante, qui, allora, diciamo, quando diciamo, il danno è di questo tipo qui, il danno è comunque consistente, chiaramente anche se grappolo è consumato a metà non può essere raccolto, però diciamo, si limita, sì. Prendono un bocca e lo strappano via. No, non so, cioè, i cinghiali non sono animali delicati, qui sono stati delicati. Ma il problema è che invece in questo caso qui spesso e volentieri strappano tutto, per cui il danno si rileva poi negli anni successivi. Come ordine di grandezza, ora io vi riporto delle densità, cioè delle dimensioni che sono... Sì. Ma rispetto al maiale è molto più delicato. Sì, eh? Sì, sì, allora forse come consumo sì, però io ho visto proprio qui nella Murgia, ho visto per esempio sia nei mandorleti che negli impianti di ciliegio, che se non riesce ad arrivare, ma magari c'è un ramo alto, ci si arrampica, stronca dei rami di queste dimensioni, spacca tutto intorno, insomma. Sì, 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 forse come consumo a livello proprio... Comunque... Sì, sì, la scuotano anche. Sì, sì. Ma tipo lo scotitore. Sono stati quando qualche agricoltore ha voluto innestare normalmente un CDG. Siccome il catrame è attivo. Il catrame è un attrattivo micidiale. Il catrame è un attrattivo micidiale. Perché? Per tanti animali, anche per i cervi, gli piace. Sì. Comunque diciamo, il problema quindi, come ordine di grandezza, considerate... Catrame vegetale, si sta parlando, non catrame delle strade. Catrame per cicatrizzare, cioè quella è la sostanza che viene data quando si fa l'innesto, si dà quella roba appiccicosa, il catrame vegetale. Abbiamo usato da cacciatori
come attrattivo per i cervi, per diversi animali. Considerate come ordine di grandezza, ora queste sono affermazioni fatte dalla parte in causa, cioè dall'agricoltore, però tendenzialmente alle persone ci credo. Per esempio sui Sauvignon e sullo Chardonnay alcune aziende denunciano delle perdite tra il 50 e il 70% della produzione, che possono essere grossi numeri. Ora, un'azienda in cui abbiamo fatto un intervento, loro quantificavano una perdita di circa 150 chili di 150 quintali di uva l'anno. Ora, non so quanto viene pagata l'uva qui. Da noi quei vitigni lì vanno su 50-60 euro a quintale. Qui, insomma, sono dei danni di un certo rilievo. Questo semplicemente per la perdita del frutto. Poi c'è tutto il resto, perché cinghiale entra in una vigna come queste moderne, diciamo, della Murgia, danni all'impianto di irrigazione, danni ai muretti, danni ai nuovi impianti, eccetera, eccetera, insomma, possono essere nell'ordine di decine e decine di migliaia di euro. Scusi, i muretti li scavalcano o li colpiscono? Ora si vedono, li scavalcano, ma li scavalcano a modo loro e quindi li tirano giù un po' alla volta, li buttano proprio giù. Sì, ora si vedono, c'è qualche foto. Chiaramente una delle colture più colpite è il mais, nella fase di maturazione, e qui i danni appunto sono molto consistenti, la pianta viene tirata giù e con le conseguenze del caso. Quando appunto oltre alla coltivazione c'è un impianto di sostegno di qualunque tipo, danni anche su quello. E ecco, vedevamo, si diceva dei muretti, qui siamo in Liguria per esempio, Cinque Terre, ma anche all'Elba per esempio, a Giglio, dove si coltiva il bianco dell'Elba, no? Quindi tutte zone, tutte murette a secco, tutte terrazzate, eccetera, e il cinghiale lì tira di sotto tutto, perché quando passa, soprattutto quando passa in salita, con le zampe, cioè chiaramente dà uno strappo che un po' alla volta tira giù tutte le pietre. E quindi i danni sono, anche questo tipo qui, è piuttosto consistenti e diffusi. Questi sono i muretti della Murgia, vedete qui siamo in un'azienda dove si è fatto l'intervento e qui, siccome appunto quando, non è che ne passa uno, ne passa un gruppo di animali, passa il primo, il secondo e il terzo, un po' alla volta il muretto viene di sotto. Un altro problema appunto legato al cinghiale, appunto questo ora non l'ho trattato perché non ci ho pensato, ma è il discorso degli incidenti stradali. Ora, dal punto di vista diciamo meccanico, il cinghiale che cos'è? È un animale pesante, con baricentro tendenzialmente basso, che mi si può mettere in una strada e io me lo trovo a una, diciamo, all'altezza dei paraurti. Quindi i danni sono molto grossi per gli autoveicoli, perché chiaramente in caso di impatto voi vi trovate ad arrivare a una certa velocità su un animale che pesa magari un quintale, che è fermo, statico sulla strada, e quindi c'è uno scontro di energia notevole, quindi i danni sono molto consistenti. Noi abbiamo diversi casi di morti legati a incidenti con il cinghiale, l'ultimo è stato un ragazzo con uno scooter un paio d'anni fa, che tornando la sera ha incontrato un cinghiale, è caduto e morto. Tendenzialmente però sono incidenti, almeno nel casistiano, meno pericolosi rispetto a quello dei cervidi. Questo appunto per il motivo del cinghiale, comunque l'impatto è basso e sui paraurti. Il problema invece noi l'abbiamo sul daino e sul cervo, questo perché siccome sono più alti rispetto alla linea del paraurti, quando io ho lo scontro cosa faccio? Con i paraurti, quindi la parte più bassa della macchina, gli stronco le gambe, ma poi il baricentro dell'animale mi scorre sul cofano e se ho una macchina non robusta mi sfonda i paraurti e mi arriva anche a sedili posteriori. Per cui c'è stato un caso, questo qualche anno fa, di un'intera famiglia che una collisione con un daino è morta tutta la famiglia, perché il daino è entrato dentro la macchina, ha sfondato i paraurti e ha ammazzato tutte e quattro le persone a bordo. Quindi insomma, perché si dimenava, può succedere anche quello, può succedere anche quello, insomma. E quindi diciamo, da questo punto di vista qui comunque il problema è serio. Vedete anche questa scena qui, allora si diceva prima, dice io il primo cinghiale lo evito, ma quelli vengano dopo, qui c'è un cinghiale, c'era un altro qui e un altro qua, perché muovendosi in gruppi numerosi, io cosa faccio? Quando vedo che arrivano, do una frenata e il primo mi è passato, becco pieno il secondo, il terzo, il quarto, eccetera, eccetera. Quello più pericoloso è in effetti quello più piccolo. Sì, esatto. Deve essere un selvatico, no, anche un uccello. Se dovesse entrare in macchina, tu non sei abituato, quando vai a testare, ti spaventi.
Sì. A me è successo ora recentemente, proprio dentro Firenze, ma questa è una cosa che ve la racconto, non c'entra niente con questo discorso, però per far capire quali sono le dinamiche che si possono sviluppare con gli animali selvatici, perché c'è della gente veramente fuori di testa a volte, anche in direzione opposta. Allora, qui accanto al supermercato, questa signora aveva parcheggiato la macchina, quando va a ripartire vede una volpe, questa è in città, vede la volpe, la vede, e questa volpe aveva sembrava stesse male, era accasciata, insomma, eccetera. Quindi questa signora pensava bene di prenderla, la volpe, l'ha presa e l'ha caricata a macchina. Non si sa bene cosa avesse questa volpe. Però fatto sta che nel momento in cui questa persona è andata a ripartire, questa volpe si è ripresa. Si è ripresa, inizia a saltare per la macchina, a mordere la conducente, questa qui in panico. Chiaramente immaginate voi una scena, sei in macchina, la volpe si sveglia, vi salta addosso, inizia poi la velocità, l'agilità di una volpe, quindi questa via è andata a picchiare la macchina davanti, panico totale, è uscita, tra l'altro stupidamente non è che ha lasciato lo sportello aperto, l'ha lasciato chiuso, per cui la volpe dentro che deve stare la macchina, intervento della polizia provinciale, prendi la volpe, portala via, insomma, quindi spesso il problema non è appunto la collisione, è tutto quello che può succedere dopo la collisione. Comunque diciamo, da questo punto di vista, considerato appunto specie nomade, specie comunque gregaria, quindi grosse aggregazioni, chiaramente si spostano alla ricerca del cibo, quindi da zone boscate, che sono le zone di rifugio, alle zone di alimentazione, quindi chiaramente in questi percorsi attraversano frequentemente le strade e gli impatti possono essere frequenti, quindi è una casistica sicuramente rilevante legata anche al cinghiale. Quali possono essere le strategie? Il problema è, cioè, chiaramente in base al contesto ci sono diverse proposte, diverse idee, ci sono state sviluppate dei progetti, sono state sperimentate le soluzioni anche di carattere tecnologico. Chiaramente diventa difficile se voi pensate che dovete affrontare e risolvere questo problema su una rete stradale diffusa che comprende tutta una regione, perché gli animali sono diffusi su tutta la regione, cioè finché me li trovo su una strada, eccetera, eccetera, posso fare degli interventi. Degli interventi, se andate per esempio in Friuli, andate in Slovenia, andate in Austria, trovate per esempio i sottopassi o i ponti, quelli che permettano il passaggio degli animali sopra e sotto. Pensate quanto possa costare un intervento diffuso di quel genere lì su una rete stradale diffusa a livello regionale, animali di questo tipo qui, no? Quindi, ma perché in quelle regioni la presenza degli animali non è così diffusa come... Perché c'è una gestione faunistica e venatoria completamente diversa. Cioè, allora, diciamo c'è un... No. Ora, un altro ungulato è gestito in modo diverso, nel senso lì la fauna è davvero una risorsa, cioè se voi andate a sparare a un cervo in Ungheria, a un capriolo in Austria, non è che pagate come si paga da noi, pagate dei bei soldi, tanti soldi, si parla di migliaia e migliaia di euro, e lì c'è un controllo anche esasperato. No, bracconieri. No, no, legittimamente, lì ci sono delle quote, la possibilità di acquistare l'abbattuto, quindi te vai in una riserva in Ungheria a sparare un cervo, spendi, io ho un conoscente, una persona se lo può permettere, ha speso 15.000 euro per fare l'abbattimento di un cervo straordinario, 15.000 euro per l'abbattimento. Chiaramente quando c'è tutto quello cosa succede? Che da un punto di vista della responsabilità a quel punto lì è legittimo che la responsabilità sugli animali sia di chi gestisce gli animali, quindi se l'azienda privata fa gestione degli animali, vende gli animali, si deve anche premunire in caso di danneggiamenti o di qualunque altra cosa. Dall'altra, quindi diciamo questo discorso, dall'altra c'è un controllo attentissimo degli animali, quindi assenza di bracconaggio, perché quando gli animali sono tuoi e valgano tanti soldi, ci stai attento, e poi c'è tutto un discorso anche di controlli degli animali, addirittura, per esempio, non so se avete visto i trofei dei cervi abbattuti in Ungheria, c'è delle cose pazzesche che non sono trofei naturali, sono trofei di animali che vengono tenuti in stalla, alimentati in modo ipertrofico, ormoni, tutto quello che volete voi, quando poi arriva il cacciatore che se lo può permettere, lo libera e l'abbattano, cioè, quindi insomma è anche una gestione molto particolare degli animali, però funziona, insomma, quindi in sostanza forse c'è potrebbe essere... Possono ricavare anche tante notizie da quello che è un cane di un animale.
in alto, perché c'è una carenza, perché c'è la radioattività, tante cose. Addirittura lì viene fatta una gestione praticamente del territorio affinché, ma questo ci sono anche dei casi in Italia, siccome appunto c'è il discorso della trofeistica, è un elemento importante, cioè chi fa caccia di selezione sta molto attento a questo aspetto, cioè avere un bel trofeo, di un cervo, di un capriolo, di quello che deve essere, è un elemento di scelta per il cacciatore. E quindi quello che viene fatto, vengono fatte delle coltivazioni in modo da apportare nella dieta dell'animale degli elementi che gli permettano di sviluppare un palco più bello. Quindi io sono stato a vedere, per esempio, dei palchi di capriole abbattuti in Romagna, straordinari. Dici, ma come mai l'azienda accanto, cioè l'azienda faunistica venatoria accanto, non ce l'ha così belli? Perché lì fanno attenzione alle coltivazioni in modo, cioè, proprio, non tanto per le coltivazioni in sé, ma affinché gli animali possano avere una dieta migliore e sviluppare un palco migliore, insomma. Esatto, li rivendono. Esatto, ci si arriva. Comunque diciamo, il discorso degli incidenti stradali è un tema molto complicato e molto complesso, ripeto, poi dipende dalla situazione, dai numeri, eccetera. Quello che sicuramente è determinante è sapere dove si verificano, sia in termini proprio geografici, quindi la georeferenziazione degli incidenti è fondamentale, perché si è visto, ora questo è un lavoro che si è fatto noi per la provincia di Firenze, che c'è una ricorrenza straordinaria, cioè gli animali si muovono comunque su dei punti di passaggio, diciamo in qualche modo legati alla consuetudine. Quindi spesso si riescono con degli interventi mirati a risolvere certe situazioni. Gli interventi mirati possono essere, cioè quindi localizzazione degli interventi, anche di carattere temporale, cioè quindi sapere quando si verificano, perché spesso sono legate a delle migrazioni che sono legate appunto a delle produzioni che si alternano durante l'anno. Capire anche in quale tipologia di ambiente si verifica l'incidente. Noi per esempio per la provincia di Firenze si è visto che i danni li abbiamo quasi sempre nelle strade che attraversano le zone di popolamento e cattura, perché lì ci sono delle densità di animali particolarmente elevate e quindi si verifica con più probabilità l'incidente. Quindi tutto questo studio che deve essere fatto a monte, secondo me serve anche per ottimizzare le risorse, perché se te sai che il buona percentuale dei danni ce l'hai in quei contesti, le risorse ce l'hai e le vai a spendere in modo mirato, altrimenti rischi di fare una cosa diffusa che poi alla fine sono soldi spesi non correttamente. Ma per esempio, proprio per questi accorgimenti, una volta che noi individuiamo dove sono i passi, in quei luoghi, creando dei tunnel che potrebbero favorire il passaggio di questi, ma agendo anche nei confronti del guidatore, per esempio, lì mettendo delle barre speia baucchi, così sì. Sì, noi abbiamo fatto diverse prove, in alcune zone abbiamo fatto nell'ambito di strade nuove, perché chiaramente fare un sottopasso, cioè è un'impresa che costa tanti soldi, insomma. Quindi chiaramente lo fai in ambito di progettazione di intervento nuovo e va a incidere su costi in modo marginale. Però abbiamo fatto anche, sempre con le videotrappole, abbiamo fatto delle prove per capire se questi animali passavano o meno. E abbiamo visto che non è così facile, cioè non è assolutamente facile convincere gli animali. Lo puoi fare, ma attraverso, cioè a quel punto lì devi fare delle sorte di imbuti, di convogliatori che costringano l'animale a passare in quei passaggi. Quindi non è così banale. E richiedono gli investimenti grossi. Abbiamo utilizzato i cristalli Swarovski, sono dei dispositivi che nel momento in cui passa una macchina fanno una rifrazione della luce particolare, per cui l'animale in qualche modo vede tutte queste luci e gli dà fastidio e possano in qualche modo essere condizionati. Però hanno avuto, cioè queste comunque costano, sono a rischio danneggiamento, furto, eccetera, e i risultati sono stati abbastanza deludenti. E poi abbiamo utilizzato i dissuasori, quelli che poi si vanno a vedere, in modo mirato, cioè quella è una sperimentazione fatta anche dalla regione Emilia-Romagna, che è andata a mettere dei tratti di strada, dei sensori di rilevo, e questi agiscano in due direzioni, cioè da una parte fanno rumore in modo che l'animale, sì, o torna indietro, okay.
Sì, può fare due cose, perché o torna indietro, o se no può anche in qualche modo entrare in una situazione d'allerta e prima di attraversare, cioè non attraversa liscio, sì. Cioè attraversa, ma e quindi anche chi guida non se lo trova improvvisamente, ma lo vede magari sul ciglio della strada. Dall'altra, lo stesso sensore fa partire un cartello che è lungo la strada, che avverte l'automobilista e il motociclista che c'è un rischio. E siccome tendenzialmente questi sensori partano molto di più rispetto a quelli che sono i reali passaggi, per dei falsi allarmi, diciamo, allora siccome queste luci lampeggiano abbastanza frequentemente, si è visto che la gente ci sta un po' attenta, perché quando tu vedi una cosa che ti lampeggia, dici attenzione, sta per passare l'animale. Il rischio però è quello, come succede per gli autovelox, che passato quel tratto lì in cui tu c'hai il cartello e lampeggia, dice beh, a questo punto il problema è finito, tu scali marcia, t'acceleri e tu riparti alla velocità di prima, cioè, quindi diciamo, e magari il capriolo a quel punto lì ti attraversa anche un chilometro dopo e tu te lo becchi, insomma, quindi non è per niente semplice. Quello su cui secondo me ci sono i più grossi margini sono da una parte la progettazione della strada, non tanto il discorso dei sottopassi di queste cose, ma delle banchine al lato strada, perché noi, dallo studio si fece noi, appunto si vedeva che gli incidenti si creano quando il bosco o comunque il ciglio della strada è molto vicino al punto di passaggio, alla carreggiata, al punto di passaggio dell'animale. Per cui il capriolo, mi sono trovato anch'io, ho avuto due incidenti con i caprioli negli ultimi anni, in tutti e due i casi li ho avuti perché stavo percorrendo una strada abbastanza veloce, il bosco finiva sulla strada, il capriolo salta e ti è già sopra la macchina. Nel caso in cui invece ho una banchina abbastanza ampia, lui mi vede, io vedo lui, ho buona probabilità di rallentare e di fare in modo che se c'è l'impatto è in qualche modo limitato, comunque l'animale. Quindi nella progettazione della strada lasciare delle banchine ampie è fondamentale. La definizione dei perimetri degli istituti faunistici venatori è determinante, cioè un po' l'azienda faunistica venatoria o la zona di popolamento e cattura a finire su una strada regionale in cui le macchine passano 90 all'ora. Cioè, quella è da pazzi proprio, cioè va ridisegnata o rescintata in modo che non ci sia questa situazione. E poi terzo fondamentale discorso è agire su di noi, cioè sull'automobilista. Quindi in qualche modo far capire che è un problema reale, far capire quando si può verificare, perché poi c'è anche un discorso di orario, cioè gli incidenti ci sanno la mattina e la sera, cioè a mezzogiorno non se ne è rilevato uno. Ah, questo ce lo diranno i dati della telemetria, forse ce l'avete di già. Disponiamo, si parla più o meno di un paio di mesi in cui abbiamo appunto collaudato tre animali. Questi animali, insomma, non si discostano tantissimo dai dati noti, dei ritmi di attività che si riscontrano in bibliografia, ovvero picchi di attività all'alba e al tramonto e durante la notte. Durante il giorno, invece, gli animali tendenzialmente sono più fermi nel bosco, sono più fermi nelle aree di ricovero. A proposito, sì, d'estate soprattutto. A proposito però della strada, visto che è un'indicazione, ripeto, quindi bisogna prendere un po' con le pinze questi dati. Gli animali che abbiamo collarato hanno delle aree di ricovero in uno dei boschi, dei complessi boscati più strutturati sulla Murgia, dove
dove passa appunto una delle arterie più importanti, la Ruvo Gravina Altamura. Ed effettivamente la strada, questi animali che hanno aree di ricovero proprio nelle aree adiacenti la strada, non hanno mai passato la strada. Quindi effettivamente esiste un effetto barriera, una sorta di muro invisibile, e gli animali piuttosto si spostano sempre dall'altra parte, preferendo dei corridoi, preferendo delle aree boscate, delle radurette. Pur essendoci comunque al di là della strada, comunque delle altre aree boscate. Quindi effettivamente c'è una sorta di barriera, ecco, invisibile. Complessa la storia. Gli incidenti si muovono perché vengono disturbati, perché hanno fame, certo non se ne vanno. Sì, è più complessa ovviamente la cosa. Sicuramente ogni. Tu non hai visto che passavano, perché forse, non lo so, poteva essere anche un sottopasso sotto. No, allora, ho mancato la premessa. Noi abbiamo. Questi animali mandano dei dati sulla loro posizione ogni tot di tempo, in un intervallo di tempo. Quindi noi non vediamo esattamente l'animale che percorso fa. Abbiamo una serie di segni di posizionamenti. E non ci sono mai stati posizionamenti oltre la strada. Ecco, forse mi sono espresso male io prima. Sono appena 2 mesi, però parliamo già di un paio di migliaia di posizionamenti. No, di giorno hanno dei ritmi più bassi e generalmente sì, hanno delle aree di ricovero all'interno del bosco dove passano più o meno le ore più calde della giornata. D'estate anche d'inverno. D'estate è più spiccato, diciamo, questo fenomeno. Poi durante la notte, quando cade il sole, durante la notte e all'alba, si spostano verso le aree di foraggiamento. 30-40 km? Ma assolutamente no. Ora ripeto, non abbiamo una mole di dati tale da poter dare, però le indicazioni sono spostamenti di 3-4 km. Nemmeno. Vanno a bere giù la dire il padrone. Dal posto, scendono e arrivano a 30 Ma li ha seguiti tutti questi animali? È sicuro che sono gli stessi? Dica del Basentello, sono gli animali di Acquatetta, per dirle. Se è del Basentello che parla, sono gli animali di Acquatetta che scendono là. E non, voi state ad Altamura. Quindi può essere che siano gli animali di Acquatetta, di Minervino, che scendono nel Basentello. Anzi, sicuramente. Allora, su questi dati, ripeto, il campione è piccolo, quindi bisogna prendere un attimino, fare le dovute. Bisogna valutare anche, per esempio, c'è un'attività maggiore in estate perché hanno bisogno di neve, e quindi bisogna vedere se ci sono delle identificazioni, dove sono i dati. Sicuramente. Però, ripeto, 3-4 km, ma sono anche meno. E la scrofa? Questo si muove anche. Abbiamo già piccini in giro, sì. Tutti piccoli. Gli animali colorati sono tutte scrofe, tendenzialmente sono scrofe adulte, quindi più o meno sono animali che nel nucleo occupano dei ruoli, diciamo, tra virgolette, decisionali, quindi anche verso gli spostamenti, verso le aree di foraggiamento, verso le aree dove abbeverarsi, eccetera. E se ci sono ovviamente i piccoli striati già in grado di seguire il nucleo, il gruppo, la scrofa capogruppo con tutte le sue sorelle, cugine, eccetera, eccetera, vanno dietro ovviamente. Invece però quanto dura la cucciolata? Sono una cucciolata. Cioè la mamma porta i piccoli e dietro va, diciamo, il padre con la cucciolata di un altro. No, i maschi non. Il maschio, quando è in grado di tenere e occupare, diciamo, un territorio stabilmente, non è solitario. Il maschio adulto è. Abbiamo visto prima, il solengo, lo si diceva prima. Dal momento del parto, quando è che il piccolino è in grado di muoversi?
Muoversi in che senso? Cioè si muove subito? Subito, all'istante. Si alza e comincia sui tre chili. Sì, sì, no, 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 come i bambini nostri, però sono più veloci, nel senso c'è un momento in cui nascono in queste lestre, quindi in questo ambiente in cui la femmina, diciamo, partorisce. Poi la mobilità è immediata, cioè sono animali come i piccoli di capriolo, quindi iniziano a muoversi in dimensione limitata, un po' alla volta a seguire le femmine. Però ecco, il cinghiale di 20 giorni d'età, piccoletto così, si muove tranquillamente insieme alle femmine. No, 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 non c'è tutto quel percorso, tana, rendezvous, eccetera. No, no, questi sono animali. Considerate però che, diciamo, l'area utilizzata dal gruppo delle femmine con i piccoli, con i, o con i subadulti, è molto più piccola rispetto a quelle solenghi. I solenghi arrivano anche a 300-400 ettari, diciamo, come dimensione del proprio territorio. Poi chiaramente è mobile, è una specie nomade, si sposta in base a questo discorso. Il maschio si sposta di più, la femmina sta, diciamo, si sposta di meno. No, allora c'hanno, diciamo, delle zone elettive, cioè, diciamo, allora è un comportamento legato non tanto al territorio ma alle risorse del territorio, per cui loro hanno bisogno di hanno bisogno dell'acqua, dicevamo prima, hanno bisogno di un sito di ricovero tranquillo dove passare il giorno e delle zone di alimentazione, d'accordo? Se queste sono stabili, loro rimangono stabili su quel territorio lì. Se queste cambiano perché la stagione le fa diventare, cioè, diciamo, le condiziona, chiaramente loro si spostano e allora è a tutti gli effetti. Però non è come il lupo, cioè il lupo è legato a un territorio e alle risorse, cioè quindi a quel territorio lì. Queste si spostano in base a quello che offre il territorio, quindi il territorio può essere molto variabile e questa è una delle difficoltà che si diceva prima nella stima di questi animali, perché mentre gli animali territoriali, cioè il lupo ma anche il capriolo, nel momento in cui si evidenzia la presenza di un animale territoriale, sappiamo dalla bibliografia quale possa essere l'estensione del proprio territorio, si fa abbastanza la svelta a capire quale può essere la densità. Sono animali gregari che formano delle gruppi grossi e si spostano in continuazione in base alle risorse. Voi fate un censimento attraverso, per esempio, il metodo della battuta, no? Quindi operatori sul territorio si muovono per spingere gli animali verso un fronte di persone che poi li va a contare, no? Questo è il metodo della battuta. Un giorno non trovate niente, quindi densità pari a zero, un giorno avete la fortuna di beccare il gruppo di 40 cinghiali e dice che c'è una densità di un cinghiale per metro quadro, insomma. Quindi è molto difficile, cioè è uno degli animali più difficili da questo punto di vista. Ecco, però ricordate sempre il discorso delle risorse, cioè questo è un animale opportunista che si muove in base a quello che offre il territorio, non soltanto da un punto di vista alimentare ma anche in base alle esigenze, cioè lui ha bisogno di una zona tranquilla dove passare la giornata e c'ha bisogno delle zone dove fare bagno e dove andare a bere l'acqua. Quindi, se gli diamo tutto questo, anche territori piccoli, insomma. Va bene, allora io poi magari ci si torna su questi aspetti, insomma, ora volevo passare un pochino più al discorso più gestionale delle azioni per il contenimento dei danni. Queste possono essere, scusate, l'ultima considerazione su questa diapositiva, appunto, si diceva il discorso di agire sull'automobilista. Noi in provincia di Firenze abbiamo avuto dei grossi problemi perché nel momento abbiamo fatto anche con una persona che si occupa di economia delle simulazioni su quello che può essere il rapporto costo-beneficio di determinati interventi, cioè dire un sottoattraversamento piuttosto che un ponte, che probabilità di riduzione degli incidenti ha, quanto mi costa il rapporto costo-benefici, d'accordo? E questo l'abbiamo fatto per tanti interventi diversi, dai cristalli Swarovski, ai dissuasori, a tutto quello che offre il mercato su queste cose qui. Si è visto le cose che, diciamo, sono più efficaci in questi termini qui, sono in fase di progettazione, discorso delle banchine larghe, in fase di strada già realizzata, intervenire sull'automobilista, quindi nelle zone dove si conosce punti di attraversamento, deve mettere qualcosa che limiti la velocità della macchina. Tra queste, le cose più economiche sono o i falsi autovelox, quindi il cassonettino o la macchinetta, con gli occhi dove posizionare la macchina, o se no i dossi che sono una cosa abbastanza buon mercato. Il problema, per esempio, è che noi non siamo poi riusciti a passare alla fase attuativa, cioè a mettere in atto questi interventi, perché per esempio i dossi, no, si è scoperto, per il codice della strada non possono essere messi nelle strade che sono utilizzate
dalle ambulanze, cioè c'è tutta una normativa particolare, ora passava il cane, non me la ricordo bene, però dove passa l'ambulanza adesso non si possa mettere, almeno in caso. Sì, no, però i rallentatori. Mm. Di rumore. Sì, agire sul rumore, sempre. Allora rendono il guidatore più attento. Mm. No, lui la fortuna che abbiamo noi è che in Toscana, oltre ad avere tanti cinghiali, tanti problemi, abbiamo anche tanti motociclisti, che sono effettivamente, a me viene paura pensare su quella strada, passa una moto a 170 all'ora, perché le velocità ormai sono quelle dove passano animali in continuazione. L'unica fortuna è che infatti gli incidenti ci sono con le macchine, con le moto sono abbastanza rari, perché i motociclisti la notte, la mattina all'alba dormano, e non vanno in moto, perché altrimenti sarebbe veramente una strage, perché sarebbe veramente pericolosissimo, perché una macchina, alla fine si sfascia la macchina, ma pensate a una moto che arriva addosso a un cinghiale, cioè ragazzi, adesso si fa male davvero. D'accordo, allora, quindi ci sono una serie di azioni di carattere indiretto, che vanno, diciamo, in qualche modo a contenere la popolazione, o comunque a fare in modo che l'animale non vada sulla coltivazione che voglio difendere. Quindi per quanto riguarda il contenimento numerico ci possono essere e possono essere autorizzati gli abbattimenti in regime venatorio, i piani di abbattimento, quindi un qualcosa che va oltre a questo e che può essere autorizzato anche in zone dove non riesco a applicare l'attività venatoria, possono essere quindi abbattimenti o catture, dei programmi di sterilizzazione, quindi controllo demografico della popolazione, oltre altre azioni, per esempio foraggiamento dissuasivo, cioè gli do da mangiare in modo che loro siano dissuasi a venire nella mia coltivazione, o proprio delle colture estese a perdere, che Dio la destina al cinghiale e mi mangia quelle piuttosto che venire a casa mia. Per quanto riguarda il discorso, beh, queste sono già un po' inaffrontate, per quanto riguarda il discorso della sterilizzazione ci sono ora delle novità importanti, perché praticamente ci sono allo studio, ormai in fase sperimentale, c'è uno studio anche in Toscana, ce n'è uno in Inghilterra, dell'utilizzo degli immunocontraccettivi. Cosa sono? Sono delle sostanze che vanno in qualche modo ad agire sulla zona pellucida degli ovociti, e quindi praticamente, si sta parlando quindi delle femmine, e quindi praticamente attraverso queste sostanze gli animali diventano sterili per un periodo piuttosto prolungato, attraverso costi assolutamente limitati, perché si parla diciamo, alcuni sono già a disposizione questi prodotti, comunque costi nell'ordine di 4-5 euro a dose, quindi l'animale può essere in qualche modo reso sterile attraverso addirittura la teleiniezione, quindi con la carabina posso rendere sterile l'animale. Questo è il futuro, è ancora tutto da vedere. Sì, però i cinghiali si catturano, quindi anche fare delle campagne di cattura e sterilizzazione. Questo perché? Dice, ma perché nel momento in cui l'ho catturato, perché lo devo sterilizzare? Non sarebbe meglio a quel punto lì levarlo? Perché allora, è per evitare l'effetto spugna, perché se io un animale lo levo viene sostituito da un altro animale. Se io invece quell'animale lì lo lascio, magari un animale con delle caratteristiche particolari, un animale territoriale, difende il suo territorio, eccetera, eccetera, lo rendo sterile e continua a accoppiarsi con i maschi, la popolazione però un po' alla volta tende a ridursi. Quindi è una strategia che viene utilizzata ora in tantissimi casi, anche per le zanzare, viene utilizzata per i piccioni domestici, per tante cose. Quindi, come? Tignola della vite, insomma, i casi sono abbastanza belli. La novità potrebbe essere quella, perché chiaramente agire per via chirurgica c'ha dei costi, dei tempi, delle maniere, insomma, poter arrivare sull'animale, renderlo sterile e liberarlo, chiaramente questo qui mi potrebbe aiutare in questo senso. Ho capito come si somministrano queste iniezioni. Iniezioni. Questo potrebbe rappresentare, ora c'è un progetto che sta partendo ora sulla nutria, anche quella lì è un'emergenza grossa, ora anche con i cambi normativi di quest'ultimo periodo sta creando dei problemi grossi, però ecco, poter lasciare gli animali che mi difendano quel territorio e quindi non mi fanno arrivare gli altri, però che sono sterili e quindi non portano a un aumento demografico, potrebbe essere una strategia da prendere in considerazione. Chiaramente anche insieme a altre cose, ripeto, la soluzione non è mai unica, insomma va trovato un po' la sostanza che hai detto prima, come? La sostanza
Il prodotto commerciale si chiama gonadotro, ora c'è una pubblicazione, la lascio appena si è finito, c'è tutti i dettagli sul funzionamento, perché ce n'è di diversi tipi, diciamo. Allora, per foraggiamento dissuasivo ora si va a vedere cosa si parla, anche le colture a perdere, quindi andiamo avanti subito su questo discorso, però capite bene che tutte queste azioni di cui si diceva prima, in primis il discorso di contenimento numerico o anche il discorso di controllo demografico devono essere accettate, nel senso nel momento in cui si crea una categoria di persone che ricava da questa attività un piacere o anche un indotto economico, chiaramente nel momento in cui vado a dirgli guarda, dice, io vengo nel tuo territorio di caccia, ti catturo le femmine, le sterilizzo, almeno ho risolto il problema, chiaramente questo non gli va bene e quindi noi ci troviamo a scontrarci prevalentemente con la categoria dei cacciatori. Ora io ho messo un'immagine terrificante, ma è una, per farvi capire, cioè, da dove siamo arrivati in Toscana su questa cosa, c'è una tradizione, ci si porta avanti di sta da quanto, che il primo cinghiale abbattuto c'è il si deve bere il sangue del cinghiale, per cui vedete queste scene di quello ci infila la testa dentro perché si beve il discorso di sangue. Cioè, quindi è una categoria molto, la prima domanda che ho fatto ci sono cacciatori, perché è una categoria, almeno in Toscana, veramente molto particolare, disposta anche a spendere tantissimi soldi e tantissimo tempo per questa attività. In provincia di Firenze, in provincia di Grosseto, ci sono persone che d'inverno che non prendono le ferie d'estate, ma le prendono d'inverno perché c'è la caccia cinghiale, cioè non se ne parla, cioè prendono 2 mesi di ferie per andare a caccia cinghiale. Tutto questo legato sia a un discorso ludico, no? Quindi il piacere di andare a caccia, perché la caccia al cinghiale, a detta dei cacciatori, è una caccia bellissima, soprattutto se viene fatta alla maremmana. Ma anche perché tutto questo genera la caccia alla maremmana, la battuta al cinghiale. Da poi se ne parla di come funziona. Comunque è una caccia molto avvincente. Sì. E tra l'altro, appunto, per esempio, noi abbiamo ora degli imprenditori che hanno rilevato delle aziende faunistiche venatorie perché praticamente, diciamo, finora è stata una caccia per i locali, ora invece sono messi a proporla, questo è uno che invita i russi, che invita gli indiani, i cinesi, uno stilista, per fare la battuta del cinghiale, questi sono, gli piace più che andare a cacciare in Africa, insomma, cioè, è divertente come caccia. E tutto questo però anche perché la caccia cinghiale genera un indotto economico rilevante. Come funziona questo discorso? Allora, le squadre sono gruppi numerosi di persone articolati, trasversali, quindi diciamo c'è competenze di vario genere, generalmente si appoggiano a delle associazioni che ogni anno poi organizzano delle attività che sono le sagre cinghiale in cui mettono a tavola centinaia e centinaia o migliaia di persone. Cosa mangiano le persone che sono lì? Allora, secondo il controllo sanitario, secondo il controllo fiscale, mangiano carne comprata da un allevamento a norma. In realtà mangiano carne di cinghiale. Come funziona? Cioè, questo ho detto proprio... Ora vado in streaming. Mi rovino. Vabbè, si può dire. Comunque, funziona in modo molto semplice. Allora, l'associazione compra una piccolissima parte del prodotto attraverso un discorso di fatturazione, quindi ha delle bolle e dei documenti d'appoggio, la carne è comprata lì. In realtà il 95% della carne è degli abbattimenti, nel caso in cui viene un controllo io ho la pezza d'appoggio e mi dice che la carne l'ho comprata. Poi chiaramente deve tornare perché se trova il frigorifero pieno, cioè, la cosa non torna, però si organizzano per fare questo discorso. Quindi questo per farvi capire un po' tutto quello che c'è dietro, qualunque azione noi vogliamo fare per mettere mano al cinghiale si scontra con qualcuno che nel frattempo si è organizzato e c'ha un indotto economico, un indotto ludico di cui bisogna fare il riferimento. Per esempio, per la cattura degli animali... Sì, ora si vede anche quello, si vede anche quello. Per esempio noi abbiamo un grosso problema con tutte le strutture di cattura perché nel momento in cui si mette una gabbia per catturare gli animali, se la viene a trovare qualcuno la devasta perché chiaramente sono contrari a questa pratica. Comunque da un punto di vista tecnico utilizziamo in piccola parte delle trappole di cattura di piccola dimensione tipo questa. Ora, questa qui è un caso, questa era una trappola per la cattura delle nutri, c'erano finiti insieme, perché il limite di queste trappole qual è? È che tendenzialmente ci finisce un animale, al massimo due, ma insomma è difficile prendere numeri grossi di animali. Insomma. Ora, in questo caso particolare, la gabbia sensibilissima era di quella pedana per la nutri, ha finiti dentro 4 cinghialetti, cioè, quindi insomma questo è un caso molto particolare, altrimenti diciamo i numeri sono limitati.
Le strutture però vengono utilizzate con maggior soddisfazione, sono i cosiddetti fusini, che sono delle aree che possono essere realizzate in vario modo, tendenzialmente con dei pannelli, possono essere quindi mobili o possono essere fisse, come dimensione più o meno dai 40, 50, 60 metri quadri. C'è un sistema, cioè diciamo un foraggiamento degli animali, gli animali entrano dentro e poi c'è un sistema di chiusura per cui gli animali poi dopo rimangano chiusi all'interno. Anche su questa tipologia di trappole noi spesso e volentieri abbiamo danneggiamenti, cioè persone che le vanno a riaprire o che le vanno a sfondare o che ne fanno di tutti i colori. Insomma. Però sono sicuramente uno strumento di cattura molto efficace. Nel momento in cui, e qui passo anche a progetti reali, nel momento in cui io ho intrapreso questa strada della cattura degli animali, no? Quindi come fa il parco, che fine gli faccio fare agli animali catturati? Allora, ci sono diverse esperienze per quanto riguarda appunto la Toscana, ma le regioni limitrofe uguale, Toscana forse un po' più avanti da questo punto di vista, che riguardano due filiere distinte. Uno è il discorso dell'animale vivo e uno è il discorso dell'animale morto. Quella sicuramente più interessante e sta funzionando meglio nel contesto nostro è quella dell'animale vivo. Cioè una volta catturato il cinghiale non viene trasportato, abbattuto o abbattuto direttamente, ma viene trasportato vivo e venduto vivo. Questo perché c'è un interesse da parte delle aziende, in particolare le aziende agrituristiche e venatorie, che si sono dotate di recinte per l'abbattimento degli ungulati, perché questi animali vengano messi nei recinti e quindi c'è un abbattimento a pagamento. Questo per esempio un'azienda agrituristica e venatoria della provincia di Firenze, vedete battuta il cinghiale in gruppo, il costo generalmente è sui 9-10 euro al chilo di peso vivo per capo abbattuto, quindi un cinghiale viene venduto generalmente a insomma, 800-900 euro, quindi insomma delle cifre piuttosto importanti. Insomma. D'accordo? Quindi per esempio una realtà abbastanza conosciuta è quella del progetto del parco dell'arcipelago, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che praticamente ha grosso problema degli ungulati, si è attivata con un programma, con un piano di chiusini fissi e mobili, gli animali vengono catturati, c'è una ditta che rileva questi animali, viene pagata dal parco per rilevare gli animali, cioè per la cattura e per il rilevo degli animali, quindi li vende due volte, prende una volta i soldi dal parco per la cattura degli animali, e poi dopo li rivende perché loro sono titolari di un'azienda fornitrice venatoria dove vengono fatti gli abbattimenti. Idem, vedete, qui viene fatto attraverso le altane, cioè diciamo c'è varie formule per fare questi abbattimenti, però diciamo una cosa che funziona molto bene e attiva anche un turismo, quindi c'è diciamo, l'indotto dell'azienda non è soltanto quella della vendita del cinghiale, ma è un gruppo di persone che si ferma magari per un fine settimana nell'azienda, quindi mangia, dorme, beve, eccetera, eccetera, e quindi è sicuramente interessante. Ecco, sì. Allora, intanto, cioè, da un punto di vista logistico funziona così, mi sembra che qui venga descritto, perché allora... Dov'è, da qui? Forse... Allora, perché funziona così, praticamente, cioè, a quel punto lì, ecco, i capi abbattuti, ma non ritirati, cioè, perché in realtà il grosso piacere è l'abbattimento. Poi magari sì, un pezzettino di carne, ma non è che si vogliano inguaiare e portare via la carne, cioè, spesso e volentieri, per cui la carne... Dice, viene conteggiata a 3 euro, che sono dei furbacchioni, cioè te lo fa pagare 9, se poi me lo lascia a me ti riconosco 3 euro e basta. No, no, poi non c'è, no, no, non c'è controllo sanitario, no, no, su questo non c'è mica niente. Sì, teoria. Sì, sì. Per autoconsumo basta così, se lo vuoi mettere in commercio. Tutto quello che sono analisi che devi fare post mortem e i risultati che li hai. Se poi tu per autoconsumo hai addirittura un
ufficiali, non veterinari, ASL convenzionato che certifica il post mortem, ma poi c'è il commercialista. Ecco perché poi tutto deve girare. Sì, però questo, cioè, quindi diciamo, la possibilità per cui la carne, l'animale abbattuto possa essere commercializzata esiste, non è semplicissima, ma esiste. Cioè, la strada è individuata, ora ci stanno lavorando, so che la provincia di Modena si sta battendo per rivedere i numeri, eccetera, cioè, quindi c'è un po' di movimento su questo. Però considerate una cosa, cioè, ora ripeto, io sto parlando del mio contesto, però considerate che nel contesto nostro l'offerta di carne dal mercato nero, cioè dal mercato dei cacciatori, è talmente ampia che non ha senso attivare la filiera pulita della carne. Cioè, per il privato non ha senso, per chi fa ristorazione può avere senso, perché a quel punto lì sto tranquillo. Certo. Al sede controllore, però il sede controllore è quello che potrebbe fornire una carne molto più buona di quella battuta come qualità, però sul territorio non avrei più il bracconiere che davanti la cippetta sua c'ha degli arpioni, segue nei seminativi appena arati i cinghiali, li fa fuori uno dopo l'altro e poi va a ritirare, prende la carne e la vende a 2 euro. Senza dubbio, però ecco, ora facendo proprio delle valutazioni sui risultati, allora purtroppo noi siamo in una situazione in cui l'esperienza questa dell'arcipelago toscano è positiva perché gli animali vengono venduti e la filiera funziona, sulla filiera della carne purtroppo ci si arriva, ma purtroppo non viene riconosciuto il valore della... Comunque ecco, l'Elba ha un grosso problema, l'Elba, l'arcipelago toscano, ha un grosso problema degli ungulati, anche qui riportati ai fini venatori, era diventato un po' il paradiso dei cacciatori, ma era diventato l'incubo degli agricoltori, perché da anni, soprattutto in quell'ambiente, erano assolutamente insostenibili. Quindi sono stati fatti vari tentativi, alla fine è stato individuato questo progetto, è stato avviato, ormai sono diversi anni che va avanti, vedete, dal 98 sono iniziate le catture, prima erano soltanto per il 100% prelievi attraverso le braccate, un po' alla volta invece le catture sono andate a aumentare sempre di più, restringendo diciamo, la dimensione degli animali catturati attraverso o il controllo, o diciamo, controllo diretto da parte del personale istituzionale o attraverso le braccate. Qui si vede appunto la dimensione della cosa, si vede appunto il numero dei capi censiti, il numero dei capi prelevati con numeri crescenti negli anni. Ora per il 2012 mi sembra siano arrivati a superare 750 animali catturati in un anno, quindi insomma una dimensione abbastanza importante. E cosa è successo a fronte di questo, che è stato il risultato, mi sono dimenticato di mettere una diapositiva importante. Mannaggia la miseria. Vediamo se la recupero. No, è quella più importante, non ce l'ho. Che praticamente si vede che nel corso degli ultimi anni... Ah no, ma è questa, scusate, ho sbagliato. Cosa ci dice questa? Ci dice, vedete, questi sono i dati degli animali censiti. C'è stato un picco nel 2010... Dopodiché il trend è diventato negativo, quindi si è cambiato trend, cioè siamo passati dalla popolazione in crescita alla popolazione in diminuzione, a fronte di un aumento del numero degli animali catturati. Vuol dire che è una strada positiva, sta funzionando. Ecco, cioè ci è voluto del tempo, cioè non è che il giorno dopo sono arrivato a questo, cioè per capire, cioè hanno dovuto anche, per esempio, è stato fondamentale nel caso loro l'utilizzo di sistemi di cattura diversi, nel senso hanno aumentato in termini di risultati di cattura in modo straordinario, insomma. Hanno trovato anche un'azienda molto adatta, perché è un'azienda che sa lavorare con delle persone, io ho conosciuto quello che gestisce le cattura, che era un ex guardia caccia di una riserva africana, cioè una persona bravissima, sa fare il suo lavoro e lui riesce a catturare tantissimo, per cui questo funziona. Però ecco, tutto questo... Vedi,
Cioè è una pressione. Su numeri grossi. Ma su una stima appunto di 1.500 capi catturati in 200, perché no, è come se andassimo nell'anno 2007-2008, quindi 700 capi. Sì. 200 popolazione cresce. Sì, però non ci viene detto quanto sarebbe cresciuto senza. Io ripeto il concetto di stamattina: noi catturiamo la metà dei siti dove mettiamo le trappole. Cioè, se in un sito ci sono 100 animali, lì ne togliamo 50. Di meno? No, cioè, noi arriviamo a togliere il 50% nei siti dove hai la più alta concentrazione. La lettura del dato la date voi su 1.500, ne togliete 300, capito? Non so se mi sono certo, spiegata. Certo, sì, sì. Questo ho capito, però... Capito sempre, cosa sì, è? Però, no, perché il contesto perché è completamente sì, diverso. Però, dovremmo, diciamo, dare però io tolgo il 50% così. Che quel sito non potrà essere occupato, diciamo, da animali. Però poi il dottor Perzi ha detto che... Se il sito è completo al 100%, io non c'è il sito. Quel sito non ne può ospitare di più perché siamo arrivati al massimo della meta popolazione. 100 stanno qui, ne tolgo 50. Il risultato della popolazione parziale è uguale. Sì, poi c'è l'aspetto qualitativo, cioè, ricordatevelo sempre, non c'è soltanto il discorso quantitativo, quanti ne levo, ma cosa levo? Perché chiaramente se prendo un piccolo, prendo un rosso, prendo una femmina, prendo un maschio, le cose cambiano dal punto di vista demografico, importante. Sì, poi succede anche un'altra cosa. Le alimentazioni possono variare a seconda delle disponibilità che tendenzialmente cambiano a variare. Considerate che ci sono degli studi francesi in merito che dimostrano che soprattutto nei gruppi delle femmine, con i piccoli, c'è un altissimo livello di parentela tra gli animali e nuovi ingressi sono accettati con estrema rarità, non so se si è letto qualcosa di queste cose qui. Quindi insomma non è come la nutria o altri animali, ne levo uno c'è l'effetto spugna e in quel branco lì mi arriva alle femmine da quell'altra parte perché si è reso territorio disponibile. Cioè insomma da questo punto di vista forse sul cinghiale ci si lavora meglio. Cioè quindi io credo che assolutamente sia la strada da portare avanti questa qui. Chiaramente in considerazione dei tempi che richiede, cioè non è che il giorno dopo vedi i risultati, e poi probabilmente non da sola, cioè parallelamente vanno fatte altre azioni, quindi la prevenzione e tutto quello che si vuole mettere in atto, insomma. Quindi, però i risultati lì ci sono stati, cioè, tanto è vero che cosa è successo, vedete, questo, c'è 50.000 cinghiali in Toscana, ecco perché poi i numeri variano, 100, 150, non sa bene quanti siano. Proteste e richieste di intervento in tutta la regione, c'è tutta colpa il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano che vuole radicarli qui dall'Elba. Cioè, quindi da una parte cioè, tu vai a intervenire e tu risolvi un problema, da quell'altra ti si scatenano questi, qui è un sito del giornale della caccia che sono andati a rifare le bucce da un punto di vista amministrativo al parco e a tutto per capire la tracciabilità, cioè tutto il discorso dei contributi dati a questa azienda, perché è andata a levargli qualcosa. Cioè io mi sono trovato con delle persone che andavano a caccia all'Elba e pagavano dei soldi per andare a battere il muflone all'Elba, incavolate nere perché i mufloni non ci sono più. Cioè, allora ecco, ritorna il punto di partenza. Chiariamo qual è la volontà politica, perché altrimenti si rischia di buttare via dei soldi. Cioè, vogliamo veramente andare nella direzione, non dell'eradicazione, perché quello veramente è un qualcosa, diciamo, però insomma, di affrontare il problema e di risolvere gli strumenti migliori con delle prospettive, o ci piace invece avere cinghiali perché qualcuno si diverte e punto e basta, là, evitiamo di spendere soldi per gli studi, per le cose di questo tipo qui. Ora, questo è un po' un paradosso che vi porto, però noi siamo un po' in questo contesto, cioè non è possibile di fronte a una situazione pazzesca come quella di un parco nazionale, in cui tra l'altro l'Elba è un parco nazionale, cioè non è una zona dove si fa fare l'attività venatoria come il resto del territorio, dove c'è una problematica così grossa, trovo una soluzione che mi funziona, e la applico e che poi mi si scatenano tutti perché non c'ho più cinghiali da cacciare, cioè allora voglio la botte piena e la moglie brianza, d'accordo? A proposito, scusi, ma la carne di cinghiali della moglie è accessibile alla popolazione? Cioè, se qualcuno vuole comprare carne di cinghiali, dove si può ricorrere? Ai bracconieri. Cacciatori, ma non la potrebbero vendere.
è un mercato illegale. Sì. O qualcuno che... Allevamento. No, no, ci si arriva anche quello, eh. Aspetta, rifaccio, scusate. Scusate, che non vorrei aver generato confusione. Cioè, quindi, nell'ambito, cioè, io sto cercando di far capire che cinghiale può essere una risorsa. Io parlo ora di due progetti specifici. Uno in cui si catturano gli animali e si trasformano in divertimento, che sta funzionando alla grande. Un altro invece è questo, cioè l'animale una volta catturato non lo vendo sotto forma di divertimento, ma lo vendo sotto forma di ciccia, d'accordo? In particolare, cioè, le soluzioni possono essere due, quindi carne semplice, macellata e venduta, o attraverso una trasformazione. Sicuramente la seconda chance, quella della trasformazione, è quella che dà delle diciamo, prospettive più interessanti, perché c'è un valore aggiunto, c'è una filiera, c'è una maggiore tracciabilità e soprattutto perché se io faccio un discorso di abbattimenti fatto in un certo modo, allora la qualità mi emerge in modo più chiaro, mentre sulla carne semplicemente macellata mi può andare bene sia quella di caccia. E... D'accordo? La seconda. Allora, però... No, 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 ma si sta parlando, no, no, c'è confusione, scusate, si sta parlando della stessa cosa, nel senso, cioè non si sta dicendo maiale contro cinghiale, si sta parlando di cinghiale che vive in ambiente naturale, si alimenta di cose sane, tra l'altro dai sopralluoghi che abbiamo fatto con la ragazza si vede, va nelle aziende più belle, biologiche, mangia le cose più buone, quindi ci potrebbe essere la certificazione biologica di questi cinghiali, per gli scherzi. Però ecco, quindi la qualità è la stessa. Però io, a detta dei macellai, mi dicano un animale da abbattimento venatorio il prosciutto non ce lo faccio. Se un animale me lo catturi e me lo macelli in un modo più normato, più pulito, ci faccio anche il trasformato, ci faccio il prosciutto. Questo per un discorso di adrenalina, non so, sono macellai. Sì, i risultati sono, cioè da noi l'aspetto dà risultati bassi, insomma, rispetto alla braccata, insomma, dà dei tassi di abbattimento bassi. Però sì. No, no, ma fa. No, no, nei Husini non ci sono problemi. Comunque, diciamo, allora, noi quindi in Toscana abbiamo fondamentalmente, ora ne sta partendo 100 altri, però abbiamo questi due progetti.
Parco per il Pennino Tosco Emiliano, cattura degli animali, viene riconosciuto un premio alla società che mi fa la cattura e mi porta via il cinghiale, l'azienda se lo porta nel continente, il trasporto del cinghiale è facilissimo, cioè non è un animale che mi crea problemi come può essere il capriolo, lo vendo all'azienda agrituristica venatoria e ci riprende un bel po' di soldi, d'accordo? Ve lo dicevamo prima. Quindi questa filiera funziona benissimo. Tantissime aziende si stanno indirizzando in questo modo e quindi stanno facendo questi recinti di 40, 50, non mi ricordo quanto è la dimensione minima, questi recinti grandi dove fanno l'abbattimento del cinghiale, la gente gli piace, ci sta andando, sta funzionando. Secondo progetto invece è quello del Parco delle Foreste Asentinesi, forse Giorgio vi ha raccontato ieri qualcosa, loro hanno fatto il percorso della carne, quindi gli animali vengano catturati, gli animali vengano dai siti di cattura vengano trasportati vivi, poi c'è l'abbattimento dell'animale e la vendita attraverso dei canali preferenziali come carne del parco, il cinghiale del parco, il marchio, il cinghiale del parco, quindi... Scusate, ti interrompo, sì. Duccio, solo sì, ora io quella. Sono superficiale, no, Anna, no, grazie, approfondisci. Sì, no, va benissimo quello che hai detto. Noi adesso stiamo applicando la prima perché stamattina vi ho spiegato cosa manca per completare la filiera. Piccolo particolare delle foreste casentinesi, avendoci lavorato nel 2005, che lì è nato un processo, così come sta iniziando a nascere qui, quindi vi prego di avere pazienza, di coinvolgimento delle aziende, che a loro volta cosa hanno fatto intelligentemente, perché comunque siamo in una regione in cui la cooperazione è sicuramente molto alta, le aziende quando gli abbiamo spiegato insieme ai tecnici del parco e della provincia di Forlì che si è attaccata al parco per fare questa cosa, gli abbiamo spiegato, signori, ma c'è, gli chiedono A, B, C, devono fare, le aziende hanno detto no, non vi preoccupate, ce lo troviamo noi una struttura, si sono consorziati, hanno fatto nascere un macello ad hoc pubblico-privato, cioè di gestione pubblica-privata, quindi le aziende in un consorzio hanno preso il macello, adeguato il macello alla normativa per i selvatici e la filiera si è potuta concludere, chiudere, in mano alle stesse aziende che, la carne però era del parco, attenzione, quindi le stesse aziende poi hanno dovuto riacquistare quota parte, è un calcolo proprio economico, cioè abbassavano i costi, loro poi si prendevano la carne e il consorzio si è chiuso e si è concluso lì. Quindi quella è la procedura che noi attueremo e nessuno dice che non si farà. Cioè semplicemente se avessimo già avuto ora una struttura adeguata l'avremmo conclusa. Però lì abbiamo avuto la lungimiranza delle aziende che hanno fatto un prezzo concorrenziale rispetto alla macellazione anche a sto punto di fauna domestica allevata, quindi che hanno fatto, oltre ad abbattere i cinghiali, loro ad oggi gestiscono un macello, anche per la pecora, per la vacca, per qualsiasi cosa, e hanno abbassato i costi rispetto agli altri macelli. Eticamente discutibile. Specialmente con l'incidente che è successo qui. Un pacco addirittura anziché tutelare, va a mettere in mano per il divertimento dei cacciatori un animale, mi sembra. Non si doveva mettere qui. Ma non è così che il parco dà, no, non è che dà l'animale per far divertire i cacciatori nelle aziende, no, il parco cioè come istituzione passa, concede proprio con un contratto il capo ad un'azienda terza che vince un appalto, quindi non è più proprietà dell'ente. Ma le aziende faunistiche venatorie esistono, eh? Le aziende faunistiche venatorie esistono in Italia, quindi. Però gli funziona. Però, cioè, diciamo, allora, gli aspetti sono diversi. Da un punto di vista naturalistico, il fatto che venga ereditato il cinghiale è comunque un bene, perché lì le emergenze naturalistiche e conservazioniste sono altre, quindi se si elimina il cinghiale è soltanto bene. E poi vabbè, c'è l'aspetto diciamo commerciale, nel senso se un animale prende la strada delle carni può avere delle prospettive economiche, se prende la strada quell'altra ce ne ha delle altre. Al momento io vi riporto dati, non entro nel merito, non voglio dare giudizi, insomma,
però al momento quel progetto lì funziona decisamente meglio rispetto a quest'altro. Cioè, comunque alla fine è uguale, bravo. No, io scusami, sto parlando. Stiamo parlando di un parco e fino a prova contraria un parco tutela delle cose. Io posso capire che c'è il problema, lo vogliamo trasformare, apprezzare quello che dal problema si può ottenere, carne, salumi, considero che sto facendo uno sforzo perché non mangio carne da 25 anni, mi sta anche bene, ma che da questo un parco addirittura dia agli animali per giocarci su e mandarli a morte attraverso questa via un po' più contorta, scusate, iniziamo anche a prenderci le nostre responsabilità. Non è possibile fare un... Se sono in sovrannumero, le uccidi, te le mangi, fai le bistecche, ma non le dai a divertimento di gente che ha provocato il problema. No, bisogna mettere anche dei paletti. Perdonami, non è che si può sempre dire... Ah, vabbè, ma allora non ci siamo posti proprio il problema dell'etica. Se stiamo parlando solo di numeri, di chili di carne, non c'è di che discutere. No, torno a riprendere, forse non mi sono spiegata bene, mi dovete scusare. Che l'animale me lo prendi, ha vissuto libero e lo vai a macellare e si utilizzano le carni, mi può anche star bene. Non mi sta bene che un animale che è già vittima di un sistema marcio, perché questo abbiamo creato, diventi pure un motivo di godimento per altri. Non ci sta proprio con l'idea concettuale del parco, tra l'altro. Cosa... Era proprio questo qua, no? Cattura, trasporto a macelli che andavano attrezzati per poter avere il bollino, c'è anche per il selvatico, e macellazione, mancava solamente che non c'era nessuno che poteva assicurarci anche una trasformazione, diciamo, poi della carne, no? Che sarebbe l'ottimale per chiudere tutto il ciclo. L'urgenza, perché è un'urgenza, è quella che comunque dovevi fare qualcosa subito per iniziare a limitare, diciamo, un numero. Quindi su questo programma il primo passo è stato... Cambiamo immagine perché quella è la ciccia, era un po'... ...e della traslocazione di questi cinghiali a una ditta, sì, che può... La ditta li potrà far macellare, li potrà vendere, sono ormai... L'urgenza prima poi finisce, beh, sì. No, io sto parlando dei risultati in termini, cioè nel senso, lo fa, ma no, del circo non lo dà, però diciamo operazioni di questo genere qui, per esempio, in tutto il resto, ma con questo non voglio entrare in un giudizio, cioè sto riportando soltanto le esperienze, cioè poi io ho la mia idea, ma ora non ho voglia di affrontare, però il discorso per esempio della gestione degli animali in questo modo, gli abbattimenti, la vendita dei permessi d'abbattimento sull'orso, sul lupo, eccetera, sono la prassi in Europa. Cioè se andiamo in Bulgaria, in Slovenia, in qualunque altro posto, e vogliamo abbattere l'orso, si paga e si abbatte. E quella è attività ludica su una specie di interesse conservazionistico, per dire, quindi, cioè questo per dire, ma non per giustificare, per dire quello che succede. Io non so, questo è un elemento che mi manca, non so se a parità di condizioni un'altra ditta si sarebbe fatta avanti nei confronti, cioè questa è l'unica ditta che partecipa alle gare e la vince sempre perché è l'unica ditta, però non so se un'altra ditta che segue una filiera diversa avrebbe partecipato a quella gara, cioè in questo modo la carne li rende, la fanno fruttare in massimo, poi alla fine l'animale è la stessa, nel senso viene ammazzato, però nel mezzo ci passa un'attività ludica e su questo sono d'accordo. Non so se con quelle condizioni lì il parco avrebbe trovato un'altra ditta e avrebbe partecipato. Se non l'avesse trovata, da un punto di vista delle finalità del parco, perché le finalità del parco sono la conservazione della natura, azione di conservazione. Quindi...
cacciatori nel suo perimetro, però lì fuori del perimetro. Ma non è che non ha mai cacciatori, cioè, qui forse c'è un discorso ideologico sbagliato di partenza, eh. Cioè non è che il parco non ama, cioè i parchi non è che amano e odiano, cioè i parchi hanno delle finalità, le finalità devono essere perseguite attraverso delle azioni, che possono essere anche azioni attive, cioè noi siamo legati a un discorso, il parco deve conservare tutto che c'è dentro, cioè per me tra un ululone del ventre giallo e un cinghiale, cioè non c'è confronto, cioè una è una specie, c'ha una storia in termini legati a un ecosistema, è autoctona, eccetera, e c'è un valore conservazionista, e un'altra è una specie che è spazzatura da un punto di vista conservazionistico. Poi mi dispiace, l'ho detto subito, perché se lo guardo negli occhi a me è un cinghiale, io non ammazzerei nemmeno, io c'ho le galline, non l'ammazzo, per dire, perché mi dispiace, però ecco, ci sbagliamo, cioè bisogna fare attenzione a non confondere i due piani. Semplicemente una domanda, diciamo, perché non è un'affermazione, non ho le idee chiare neanch'io, quindi diciamo ragiono a voce alta. È vero che la finalità principale di un parco 394 alla mano è la conservazione della natura e della biodiversità, però alla 394 stessa suggerisce una serie di finalità accessorie di parchi, l'etica, la didattica, eccetera eccetera, cioè l'etica nei confronti, cioè la didattica, e quindi nella didattica c'è anche il trasferimento di un'etica di protezione e di convivere con la natura nella maniera, diciamo, evitando la sofferenza, eccetera eccetera, no? Poi questi sono concetti che si evolvono poi giorno per giorno, che si elaborano in serie di convegni eccetera, quindi mi chiedo in effetti, se lo facesse una provincia, una regione, quella di prendere degli animali, darli ad un'azienda turistica di natura, dici tieni, fai giocare chi legittimamente vuole giocare con questo, niente di che. Ma se lo fa un parco, io mi porrei il problema, cioè sto ragionando veramente a voce alta perché mi porrei il problema, dici ma io... In effetti, perché devo essere poi, tra virgolette, complice di questo processo? Non sarebbe invece più semplice dire che la finalità di chi, diciamo, in linea di massima vuole conservare la natura nel senso olistico, non soltanto nel senso fisico-biologico, dire vabbè, io riduco, come diceva Boscagli ieri, il mio compito è ridurre al minimo la sofferenza. Quindi ridurre almeno la sofferenza significa fare le cose che diceva Anello prima, cioè prendere macellare e fare salciccio. Certo. Che questo... Ad oggi la risposta è siamo tutti d'accordo, e mancanza sul luogo di strumenti che ad oggi io come Interparco, oggi intendo nei prossimi 4 mesi, non riesco ad attuare. Nel prossimo anno... Perfetto. No, infatti, sì. Sempre nell'ottica che è la normativa che deve lavorare per l'uomo e non l'uomo che deve lavorare per la normativa, lo dicevamo prima, cioè se c'è una normativa sbagliata che è, si può cambiare. Però io mi attendo. No, attenzione, ma la normativa lo fa l'uomo, cioè questo è un burocratese di 30 anni fa, scusate, cioè, ma perché esiste una normativa, che Dio ha fatto questa normativa? Ma non la posso capire. Se dalle Francia viene sanzionato. Sì, ma la normativa è cambiata, il regime democratico non ha anni. E vabbè, ma questo è perché è, vuole dire, no, dobbiamo cambiare l'Italia, i tecnici a che servono? Io ho sentito... Si va a mangiare se ne parla... Salengo. Dove le aziende si occupavano di tenerli, alimentarli, gestirli, per poi dopo macellarli in una struttura consorziata dove potevano guadagnarci anche. Ma stiamo parlando di animali sempre selvatici a questo punto, cioè sì. C'è una legge che ti dice che devono stare tot periodo, cioè come funzionano in queste aziende poi, chi sono i destinatari di queste aziende, chi possono diventare... diciamo anche è una fonte di reddito, poi
con che criterio poi queste aziende vengono selezionate? Superficie, recinti, 3 mesi, 6 mesi e poi le macello. Cioè, che c'è dietro tutto questo? Una curiosità. Qualcuno mi può rispondere? È una domanda, è l'ultima, ma è pertinente. Cioè, sì, non so. Sì, sì. No, non lo so se risponde lei, lo rispondo io perché insieme siamo voi. Quella mi sembra la strada più percorribile, più diciamo per. Non c'è nessuna norma che stabilisce un minimo di tempo, cioè l'unica la normativa dice solo che l'animale per essere macellato non si deve trovare in una situazione di stress. No? Quindi se viene praticamente, in effetti è vero che se viene. Sparato praticamente, quella è praticamente, siamo sicuri che non è non sta in una situazione di stress, perché a meno che non ha subito un inseguimento, ma se tu da sopra lo spari, questa muore e potrebbe essere immediatamente macellato. Se invece viene catturato, ha bisogno di diciamo almeno 24 ore, 48 ore di fermo presso una stalla di sosta in un macello per essere poi macellato. Non va nemmeno così, questo è per i domestici. No, il selvatico. No, anche per il selvatico. No, il selvatico, perché il veterinario praticamente del macello ti può dire che quello a lui poi dopo la macellazione risulta animale stressato, e tu lo vedi da come si presenta le carni, e quindi anche se va. La sua natura, no, è sotto stress, se no non è selvatico, no, non vabbè, è una, allora chiuso in un recinto, no, è una cosa, è stressato, ma è, la soluzione è devi, no, va valutato, però non è che tu gli chiedi al selvatico lo mandiamo in clinica per vedere che dici che è stressato, quali sono i tuoi problemi. Cioè lo stress poi il veterinario lo verifica praticamente proprio oggettivamente al momento della macellazione, il grado di stress, se ha comportato un'alterazione o no delle carni. Cioè non è che noi non deve essere stressato perché per un fatto diciamo etico, non deve essere stressato perché noi partiamo sempre chiaramente dal nostro punto di vista, non deve essere stressato perché un animale stressato non ci dà una carne che garantisce la nostra salubrità. Cioè quindi è sempre, ricordate, è sempre il veterinario nel momento della macerazione che stabilisce se quell'animale è idoneo o no per il consumo. Non dipende dal, è vero che tu puoi dire no, il selettore che ha praticamente fatto un corso sa che quello è un animale, però quando sempre per la vendita, per l'autoconsumo, ma se deve praticamente entrare in una filiera di produzione della corsa, ci vuole sempre una visita sanitaria, non è che entra. Ma il discorso era un altro, il problema è che, cioè, il problema è il cinghiale. Il cinghiale deve rovinare la biodiversità, bisogna mettere un freno. Come fare? Il parco era l'unico mezzo che aveva per poter riuscire a tamponare subito il problema. Allora, o faceva una cosa o faceva l'altra. Che cosa ha fatto il parco? Ha scaricato le responsabilità sulla ditta che poi doveva operare. Perché anche tenendo un esemplare, un selvatico, in gabbia, nel chiusino, lo dovete prendere e lo dovete mettere su un camioncino, poi dal camioncino deve arrivare al macello, poi al macello deve trovare 24 ore per poter stare dentro, no, non al macello, in questa stanza di per poter poi arrivare alla casa. Di questo non è questa parte, ma l'azienda che gestisce questa. Ma sul tavolo tecnico ci stava
proprio io a proporre che a mio parere sarebbe stato meglio praticamente l'abbattimento, diciamo, sul posto e poi il trasporto al macello per la fine, diciamo, della macella. Si potrà fare abbattimento? Non si può fare perché abbattimento, dissanguamento e poi trasporto. Con carattere di urgenza che però i veterinari stiamo ancora studiando per vedere se si perché la macellazione in loco ad oggi è normata per carattere di urgenza e questo non è appunto non è urgenza e infatti no, stiamo vedendo però se si può comunque di tutte queste operazioni non vanno a risolvere un problema di carattere etico, cioè questo è nel senso non è che ma questa è la cosa che ha detto lui che no, volevo dire non è un macellato fino a dopo di San Guarlo non risolve un problema di carattere etico, è un problema proprio di lavorare meglio, di gestire almeno tecniche le cose. Io sono un ente morale per cui posso porre l'etica degli animali. No, voglio dire, quantomeno togli i bracconieri questo piacere della sparare, cioè lo fai fare persone. Ma su questo siamo d'accordo, io mi riferisco solo a un discorso di passaggio al. Sulle catture erano d'accordo. Erano d'accordo con le catture. Sì, no, ma infatti noi abbiamo virato sulle catture per il ricorso degli animali. E la vedeva, ha portato tutto a Roma. Noi abbiamo dovuto virare sulle catture perché avevamo la denuncia. Ma io non l'accetto, cioè non è che si può funziona, siccome ci sono gli spacciatori che stanno, c'è il turismo sessuale, alle 15 per favore. Sì, si ricomincia alle 15. No, lo diciamo alla platea. Sì, non più tardi, sennò. No. Allora si ricomincia alle 15. Allora l'incontro, la lezione riprenderà alle 3. Mangiamo e riprende alle 3.